poi nella solitudine di un rapporto uno a uno, però comunque nel rispetto della privacy, della dignità umana, si, le cose che non ci sono tant'anni, ma quella polmonite unisce i problemi dell'invecchiamento, no? Le altre malattie che c'ha, perché non c'ha mai solo la polmonite, l'istituzionalizzazione e la morte. Perché quando poi c'è un evento acuto, l'anziano fragile va molto più spesso incontro alle complicanze. Il corso dell'universo, come recitava un film di qualche anno fa, però in condizioni dove lui e la sua famiglia possono mantenerlo grazie anche ai sintomi. L'ospedalizzazione di per sé, e soprattutto un anziano che non ha capacità cognitive perfette, c'è un cervello fragile che magari è stato in compenso fino a quel momento, può andare incontro anche ad episodi di polmonite perché denutisce il corpo, cioè c'è un giro e rigiro, ma se poi prende la liscia, e noi dobbiamo, i geriatri devono spezzare questa catena, ma questa catena si spezza agendo anche prima per evitare che il soggetto arrivi a risorse, però, e definire le sue necessità assistenziali, cioè facendo quel piano che è tarato su quello specifico soggetto, non su tutti gli anziani che lavora con gli anziani da sempre specificamente, dovrebbe capire quell'alfa primativa che ormai che dice che non fa la pipì, quello lì, insomma, bisogna condividere. Rispetto al progetto personalizzato che vede l'OSS attore nella realizzazione di questo progetto, chiaramente sottintesa la centrale domiciliare con i miei strumenti professionali a far sì che quell'obiettivo lo riusciamo a raggiungere condiviso insieme, che poi è un obiettivo di presa in carico non solo del singolo, non può prescindere comunque da un livello di partecipazione della persona, della famiglia, del medico di medicina del generale, piuttosto che dell'infermiere, del volontariato se c'è. Anche su questo